Quanto dovrebbe chiedere un DJ per Capodanno? Facciamo adesso una breve guida dedicata sia a chi va a suonare ma anche a chi ha un locale di varie tipologie per capire su quali prezzi orientarsi nella serata più richiesta dell'anno. Prima di proseguire ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. La festa dell'ultimo dell'anno è quella in cui chiunque fa musica. Adesso farò una carrellata di prezzi per quella che è la realtà che vivo io tutti i giorni e a fine di questa carrellata alcune considerazioni più generali. Il Capodanno è quella serata in cui chiunque fa festa e allora ci sono anche dei locali che fanno musica soltanto per il 31 dicembre e di conseguenza ci sono dei DJ che suonano soltanto una volta l'anno e in questa occasione. Non si può pretendere chissà che, è evidente che se qualcuno riesce a suonare soltanto per la festa di Capodanno, facciamoci delle domande e diamoci anche delle risposte. Comunque, la cifra di 250 euro è quella proprio la soglia minima della dignità, al di sotto del quale non è il caso neanche di prendere in considerazione un ingaggio. Fai una festa con 3-4 amici in casa, magari non chiedi soldi ai tuoi amici, allora è sicuramente qualcosa di più interessante dal punto di vista di un'attività comunque lavorativa. Per il resto, in condizioni così particolari, questa di 250 euro è la base di partenza. Ovviamente non ci si può aspettare granché sotto tutti i punti di vista, da quello musicale, da quello tecnico, eccetera. Anche se non è da escludere che qualcuno che purtroppo non riesce a trovare occasioni di sfogare la propria passione possa anche essere in grado di fare una serata decente. Sembra un piccolo aumento di budget, ma in realtà la differenza è sostanziale, perché già con 300 o 350 euro si possono avere dei contesti di riferimento che sono da prendere in considerazione seriamente e ci sono vari casi in cui questa è una cifra adatta da chiedere o anche da pretendere per la festa di Capodanno. Può essere una persona che ha fatto il DJ per tanti anni, adesso è un po' uscito dal giro, però come dire, il suo lo sa fare, non ha interesse a mettersi nella mischia in contesti più competitivi, diciamo così, però insomma riesce a fare comunque la sua serata e si fa pagare. Oppure da qualche parte bisogna pur cominciare, quindi se sei un giovane alla prima esperienza, può essere questa la cifra da chiedere in un contesto ovviamente medio-piccolo. E in generale, appunto, in un contesto medio-piccolo può essere la cifra giusta, dai 300-350 euro. Perché se vai in un bar-ristorante con 50 posti a sedere, nel quale le persone pagano una cifra media, non puoi chiedere 700-800 euro, perché è evidente che non c'è questo budget a disposizione. O comunque un locale medio-piccolo, un locale a ingresso libero, insomma, ci sono alcuni casi in cui 300-350 euro è la cifra giusta da chiedere e quindi è da prendere seriamente in considerazione. Con lo scalino successivo si hanno dei contesti di riferimento ancora diversi. 400-450 euro è la cifra di solito che si ottiene quando sei resident in un posto, perché se un locale ti dà tutte le settimane una o più serate, non puoi arrivare al Capodanno a chiedere il triplo rispetto al solito, ma semplicemente ti verrà dato un qualcosa in più. E questo è più che comprensibile, proprio per la continuità che ti riesce ad assicurare un determinato ambiente. Sarebbe ingiusto nei loro confronti che tu andassi da qualche altra parte soltanto perché potresti avere più soldi, quindi anche se te lo concedessero, potrebbero poi avere delle ritorsioni e farebbero anche bene, anche perché magari
quel locale stesso fa una serata più o meno normale, si alzano leggermente i prezzi, ma non è che si chiede 50 euro per l'ingresso dopo cena. E quindi allora anche il costo dei lavoratori è più o meno rapportato. Può essere la cifra giusta se vai a suonare soltanto dopo cena, magari prima c'è qualcosa, oppure se sei a fare una performance o uno spettacolo in piazza, quindi con un orario limitato. Ecco, in questi casi la cifra più o meno è quella, perché è molto difficile riuscire ad ottenere qualcosa di più, l'impegno è comunque limitato e può essere comunque sempre qualcosa di dignitoso che non squalifica il tuo lavoro. Può essere la cifra se sei uno dei tanti DJ della serata. Magari fai un set di 2 ore per una notte molto lunga e allora anche lì non puoi andare a chiedere grandi cifre, almeno non tu sia un nome affermato. Ma con 500 euro si inizia a parlare di un DJ serio. E questo è un po' lo standard per colui che fa la serata da solo, appunto dalla cena fino a un paio d'ore dopo cena, in un contesto medio, magari un buon locale che decide di investire nella musica. Da 600 euro si inizia a parlare di un DJ bravo. Ora, ho fatto questa battuta sul post che ha ispirato questo video perché fondamentalmente lo scalino anche psicologico, se vogliamo, da superare è quello delle 500 euro. Una volta saliti al di sopra di questa cifra, si può anche riuscire ad ottenere qualcosa di più. Possono essere 600, possono essere 700, possono essere anche 800. Però è veramente difficile riuscire a superare la soglia delle 500 euro. Magari ci provi e ti viene chiesto di venire incontro, allora torni alle 500 euro. Diciamo che da 600 euro in su si inizia a parlare di un DJ comunque affermato nel proprio giro, comunque richiesto, perché anche quello fa il prezzo, che tu abbia molte richieste e tu sia tenuto in considerazione, allora ti consente di ottenere qualcosa in più. E da lì in poi inizia a essere una serata per cui vale la pena investire qualcosa, nel quale vale la pena di andare a lavorare, anche perché quello che dico sempre è, qualora la festa di Capodanno fosse pagata meno di un sabato normale in alta stagione, allora forse non ne varrebbe la pena. Mi sono lasciato le considerazioni alla fine del video per evitare di caricare di troppe premesse. Ho ritenuto di fare questa guida intanto relativa a quella che sono i prezzi della provincia di Firenze o dintorni, comunque in Toscana. Magari ci sono realtà in Italia che sono diverse, nel quale si è abituati a pagare molto di più, spero, oppure nel quale il costo della vita è più basso, allora tutto viene rapportato, compreso i cachet. Il primo augurio che mi faccio è che questo video invecchi molto presto, in senso buono, cioè che queste cifre siano irrisorie tra qualche anno e che si torni a parlare di cachet molto più importanti e molto più decorosi per la nostra attività. Però cerco anche di essere onesto in questi ragionamenti, cioè chi ti dice "Ah, io per meno di 1500 euro sto a casa", molto probabilmente sta a casa tutti gli anni da un bel po' di tempo. La realtà è cambiata molto rispetto agli anni 90 o anche i primi anni 2000, nel quale giravano ben altre cifre, e anche il fatto che si è allargata molto la platea dei contendenti, così come dei locali che fanno musica, allora si è abbassato anche un po' il prezzo, purtroppo. Quindi mi auguro che sia un video destinato a passare di moda, però almeno per qualche anno questi sono comunque i valori di riferimento. E cercare di riuscire a collocarsi in una fascia per poter farsi pagare quello che è giusto, credo di aver dato dei riferimenti importanti sui quali ognuno poi deciderà la propria trattativa, così come il mercato inciderà ovviamente nel contesto nel quale si va ad operare. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.